L'Istituto Professionale Edile ha organizzato un seminario in materia di delitti contro l'ambiente e sulle novità introdotte dalla nuova legge Ecoreati. Per questa puntata, incentrata proprio sull'ambiente, noi di Edilizia Sicura abbiamo raccolto le interviste dei relatori del convegno. Buone feste da Edilizia Sicura! Quali sono i cosiddetti delitti o reati contro l'ambiente? Qualche esempio? Per esempio classico, diciamo così, il campo dei rifiuti, e quindi lo stoccare, il trasportare i rifiuti senza essere autorizzati a farlo, ma ci sono anche reati un pochettino meno conosciuti, gli abusivismi edilizi. Per quel che riguarda il corpo forestale, per esempio, in aree il più delle volte di particolare pregio, di particolare interesse naturalistico, quindi aree, diciamo, che necessitano di una tutela particolare, e poi diciamo altri che sono legati al campo dello smaltimento stesso dei rifiuti. Insomma, questi sono alcuni degli esempi. Noi abbiamo già una legislazione in materia di reati ambientali ormai consolidata da diversi anni. Certamente questo passaggio io lo ritengo un passaggio importante, è un passaggio che a noi che applichiamo quotidianamente questa materia ci dà motivo di essere soddisfatti. È una procedura semplice, abbastanza rapida, ed è una procedura che consente di chiudere in modo abbastanza celere un procedimento che, differentemente, tante volte va in un qualche modo ad intasare i tavoli dell'autorità giudiziaria. Quindi questo è un modo per rilevare i reati e nello stesso tempo per consentire che i trasgressori vengano debitamente puniti. Sono previste delle sanzioni molto significative in termini di reclusione e di multa per i delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambientale e altri delitti introdotti dalla legge. Rimangono le vecchie contravvenzioni, la nuova legge introduce anche un sistema di prescrizione di adempimenti che favorisce la chiusura rapida dei procedimenti penali per le violazioni minori. Un esempio di inquinamento ambientale può essere quello della gestione di una discarica che provoca non soltanto una violazione formale come adesso, ma provoca anche un persistente inquinamento del suolo, delle matrici. Esempi di violazioni minori possono essere il trasporto non autorizzato o la piccola violazione formale che può essere invece sanata con degli adempimenti immediati. Non succede niente. Non è possibile. È la prima volta che succede una cosa del genere. Ma qualcuno sa niente. Voi sapete qualcosa? Voi avete saputo? Dovrebbe cominciare. Buone feste da Edilizia Sicura! L'introduzione di questi nuovi 5 ecoreati di cui tanto si sentiva la mancanza e che l'ordinamento italiano finalmente ha applicato a seguito della richiesta della direttiva comunitaria, quindi per omologarci anche al diritto comunitario degli altri paesi della UE. Oltre a questo, un'importante novità è quella legata alla regolarizzazione delle ipotesi contravvenzionali che sono previste dal testo unico ambientale, che così è un procedimento che sicuramente toglie lavoro alle procure per evitare inutili procedimenti penali laddove è possibile, diciamo, un ravvedimento, un'attività a carico del contravventore che possa appunto rimediare ai danni causati all'ambiente o per meglio dire al pericolo di danno causato all'ambiente. L'edilizia come può far fronte ai problemi ambientali e all'inquinamento ambientale? L'edilizia in gran parte nei nostri territori lo sta già facendo, cioè con una gestione attenta dei materiali che vengono recuperati in edilizia quando si tratta di costruzioni o ricostruzioni di immobili, per cui a differenza del passato si assiste sempre più raramente a dei fenomeni di abbruciamento di materiali, ma vi è una selezione che parte già dal cantiere e questo è stato certamente un notevole passo avanti nel versante edilizio. Se ci sono i passi avanti, però come mai l'inquinamento è sempre in crescita? L'inquinamento non so se sia in crescita, certamente c'è un'attenzione molto più alta che in passato da parte di tutti i cittadini, molti più occhi che guardano, notano anche delle cose che magari in passato erano più marginali. Gli inquinamenti di grandi dimensioni non avvengono di sicuro certamente sul versante dell'edilizia in questi anni. Il disegno di legge che è attualmente alla Camera prevede una riduzione del consumo di suolo, ma prevede anche una grande incentivazione per quello che riguarda la rigenerazione urbana. Io credo che questo sia una grande occasione per i costruttori italiani, tant'è vero che noi abbiamo sia come governo che come Parlamento una discussione in atto con l'Associazione Nazionale e si sta trovando una definizione che può andare bene sia all'economia sia all'ambiente. Non sono in contrasto ambiente ed economia, non mi stancherò mai di dirlo. Dopo Parigi, dopo la conferenza di Parigi, quella che inizierà proprio lunedì con la presenza di più di 160 capi di Stato, segnerà una svolta storica. Dopo Parigi, se da Parigi uscirà un accordo virtuoso, l'economia sarà profondamente diversa e l'ambiente diventerà un fattore della produzione essenziale per gli imprenditori, anche per gli imprenditori del settore delle costruzioni. L'attività dell'uomo ha stravolto l'equilibrio del clima sostanzialmente e la CO2 sta creando quello che viene chiamato effetto serra. Ecco, il problema è come fermare questo processo, come fermarsi a 400 parti per milione che comporta un aumento di 2,5 gradi della temperatura e questo avrà come effetti quello che già un po' vediamo, eventi climatici straordinari, piogge scroscianti, alluvioni, il territorio non è preparato, le città non sono preparate, quindi, ma a parte questo che forse possiamo avere anche una pratica di resilienza, cioè adattarci a queste situazioni, però non è così che può funzionare, bisogna prevenirle, bisogna quindi fermare l'emissione di CO2. Siamo di fronte a scenari di profondi cambiamenti sul fronte del sistema energetico e di emissioni in atmosfera. Stiamo arrivando velocemente al 2020 e quindi agli obiettivi 20-20-20 che l'Unione Europea si era posta di riduzione delle proprie emissioni rispetto al 1990 del 20% e ad avere una quota di fonti rinnovabili installate pari al 20%. Stiamo arrivando al 2020 ma già stiamo guardando oltre, si immagina per il 2050 un'economia che sarà a bassissima intensità di emissioni di anidride carbonica. È certo che risparmiare energia ha un valore ambientale in tema di riduzione delle emissioni in atmosfera, ma anche un modo per aumentare la competitività e la sicurezza energetica di uno Stato. Il processo di decarbonizzazione richiede di agire su tanti fronti. Questo avrà certamente un costo rilevante, ma sono tutti di opinione concorde nel dire che questi costi che dovremo sostenere saranno ampiamente ripagati anche in termini di crescita economica, di occupazione, di certezza di approvvigionamenti energetici e costi dei combustibili. Che cos'è il biogas? Il biogas è il gas che si ottiene dalla fermentazione anaerobica di substrati e biomasse, principalmente liquami zootecnici quali bovini, suini e scarti agricoli e scarti da sottoprodotti agroindustriali. È un utilizzo più efficiente di quello che fino a ieri veniva scartato o per lo più buttato via. Vengono collettati e inseriti all'interno di una struttura chiusa, confinata, che è un digestore anaerobico, durante il quale nel processo di digestione anaerobica si produce del biogas, che è una miscela composta da circa un 60% di metano, quindi biometano perché proviene da sostanze naturali, e una componente di CO2. Sicuramente siamo oggi in un passaggio di fase, è finita l'epoca dell'espansione quantitativa, mentre stiamo entrando in pieno nell'epoca dell'espansione qualitativa. Oggi noi abbiamo bisogno da un lato di eliminare il consumo di suolo, di arrestarlo per evidenti questioni che hanno a che fare con cambiamenti climatici, alluvioni, dissesto idrogeologico, quindi capacità del terreno di recuperare la funzione di spugna. E in più ci aggiungo anche una situazione di vita, di qualità della vita nelle città, della vita di quartiere, nella mobilità, nei consumi, che è assolutamente anche questa insufficiente. Bisogna vedere come la riqualificazione possa essere l'elemento principale dei prossimi anni su questo territorio. Credo che ci siano delle buone idee. L'edilizia sta avendo una crisi, credo, senza precedenti. Ora bisogna capire come possiamo innovare facendo la riqualificazione dell'esistente, che in un qualche modo è obsoleto, è energivoro, non ha delle componenti che possano aiutarci ad abbattere le emissioni, quindi credo che quella sia la vera sfida del futuro e credo che in questo ci debba essere anche una grande innovazione tecnologica. Giuseppina Gualtieri, che cosa fa TIPER in materia di ambiente e appunto impatto ambientale? Beh, intanto lavoriamo soprattutto sul trasporto pubblico, quindi già di per sé il trasporto pubblico ha un impatto positivo ambientale. Intanto sulla flotta, voglio ricordare che noi abbiamo già da tempo una flotta a metano che è una delle più importanti flotte europee, e negli ultimi tempi il sistema filoviario, il Crealis di cui si parla tanto negli ultimi tempi, sarà un filobus, quindi ad impatto ambientale assolutamente molto importante dal punto di vista dei risultati, ma anche abbiamo presentato 9 ibridi nuovi che saranno dei mezzi di 18 metri, i primi venduti in Italia, e sono dei mezzi importanti dal punto di vista della riduzione dell'impatto ambientale, che in questo momento entreranno in servizio nelle linee più importanti della città. In prospettiva andranno a fare il servizio di collegamento con FICO quando FICO aprirà la sua cittadella. Tra l'altro TIPER ha presentato quest'anno il suo primo bilancio di sostenibilità, all'interno della quale c'è una sezione specifica dedicata all'ambiente. Il mondo dell'edilizia può oggi fare scelte straordinarie, per dire le nuove abitazioni dovrebbero essere fatte a consumo zero, dovrebbero essere zero consumi, zero emissioni e zero rifiuti, cioè vuol dire che tutto quello che serve per costruire deve essere riutilizzabile al momento della fine della vita dell'edilizia. Ma il più grande problema sono gli edifici esistenti, sono oltre 6-7 milioni gli edifici in cui noi potremo aprire cantieri, dando lavoro a progettisti, tecnici, lavoratori dell'edilizia, senza bisogno di consumare nuove parti di suolo, che già le abbiamo bruciate moltissimo, non abbiamo forse più la terra per mangiare sostanzialmente. Se noi riusciamo a legare lo stop al consumo di suolo con la rigenerazione urbana, che passa attraverso la riqualificazione energetica, la riqualificazione dei quartieri, diamo contemporaneamente una risposta alla crisi del mondo dell'edilizia, che deve intervenire anche abbattendo e ricostruendo, ma riqualificando l'esistente. Bisogna essere responsabili verso le future generazioni. Se noi continuiamo così, lasciamo alle future generazioni un mondo senza futuro. Come mai purtroppo l'Italia ultimamente è tristemente nota perché appunto straripano fiumi, succedono sempre dei disastri correlati al maltempo ed è sempre più frequente, soprattutto anche qui da noi in Emilia-Romagna? Ci sono 3 motivazioni fondamentali. La prima è, per dirla in modo banale, che piove in modo diverso. Piove in modo molto violento, molto concentrato in tutte le stagioni, abbiamo fenomeni di dissesto idrogeologico, di alluvioni, di inondazioni anche in primavera, in estate, non più solo in autunno, quindi c'è un effetto dei cambiamenti climatici che è già in atto. c'è stato, e oggi paghiamo le conseguenze, un uso del territorio irresponsabile. L'Italia è diventata, soprattutto nell'area del centro-nord, una capannopoli, cioè quindi una diffusione di capannoni che oggi peraltro sono pure vuoti e che però occupano e impermeabilizzano territorio, anche con le infrastrutture, con i centri supermercati, cioè c'è stata un'idea di espansione quantitativa dell'edilizia che andava solo a riempire, a cementificare e a asfaltare aree libere. E questi due fattori insieme comportano il fatto che poi non si è diciamo così, disarmati di fronte a queste emergenze. Negli anni 90 si pensava che bastava mettere delle briglie e alzare diciamo, gli argini di un fiume. Oggi si è capito che per superare questo bisogna non intubare o tombare i fiumi come avviene a Genova, ma dargli uno spazio di espansione, che è il problema per esempio che ha a Milano, che il fiume Seveso che ormai tracima sempre in ogni inondazione, perché a monte le aree che dovrebbero essere di espansione naturale dell'acqua in realtà sono state bloccate dalle costruzioni. Quali sono le scelte verdi di ERA? Ma guardi, scelte verdi rientrano in una logica che secondo me è molto chiara e fa parte della nostra strategia. La sostenibilità è l'aspetto chiave che ha caratterizzato la nostra attività negli ultimi anni. Sostenibilità vuol dire parlare su diverse dimensioni, affrontare il problema su diverse dimensioni. Parliamo di fonti rinnovabili, l'azienda ha una presenza produttiva nel campo del fotovoltaico, ma anche e soprattutto nell'ambito del ciclo della gestione dei rifiuti ha avviato importanti produzioni da fonte rinnovabile, quindi dalla componente a biomassa dei rifiuti. Il nostro obiettivo è quello di favorire il recupero e il riciclo. Oggi in questo territorio che copre più di 3,5 milioni di abitanti abbiamo una raccolta differenziata superiore al 55% e attraverso il report sulle tracce dei rifiuti rendicontiamo come il 94% della raccolta differenziata che fanno i cittadini viene destinata al suo recupero o riciclo. Parlare di sostenibilità però vuol dire anche parlare di emissioni, e anche su questo fronte l'azienda ha avuto iniziative importanti come quelle relative al rinnovo completo della base impiantistica, con livelli di emissioni che oggi sono a livello del 10% dei limiti di legge. Dalla squadra di giovanissimi che vedete al lavoro qui alle nostre spalle è nato l'albero proprio che augura buone feste all'ingresso dell'Istituto Edile. Quindi non solo muretti, prof. Non solo muretti, noi cerchiamo di dare le competenze di base di più o meno le lavorazioni standard dell'edilizia civile. E tramite l'albero di Natale, che è stato fondamentalmente un gioco, siamo riusciti a fare delle carpenterie semplici ma molto precise, appunto per fare un albero di Natale in calcestruzzo. Abbiamo usato addirittura il cemento bianco. L'attività è stata come dire, molto sentita dai ragazzi. Ovviamente la classe è divisa in gruppi, parte fa carpenterie, parte fa murature, e questo è il primo anno. Abbiamo prima progettato la carpenteria in legno e dopo abbiamo fatto tutta la figura in ferro e dopo abbiamo gettato dentro il calcestruzzo. È bello vedere il nostro albero all'ingresso della scuola, diciamo. Vi siete divertiti, sì? Sì, no, ci siamo divertiti, però abbiamo crepato una sponda dell'albero. Abbiamo rischiato di romperlo, però dai, non si è rotto, è rimasto in piedi. Ci ha pensato il prof, ha fatto lui una magia delle sue. Buone feste dall'Edilizia Sicura!